Nessuno nasce artificiere, specialmente per preparare le bombe che hanno insanguinato l'Italia. I microinneschi con cui abbiamo dovuto fare i conti e che hanno causato 153 morti e centinaia di feriti non sono cose da uomini della strada. Bisogna essere addestrati. In questo edificio sono state pensate, progettate, costruite buona parte delle bombe che hanno insanguinato il nostro paese. Il 75% delle bombe che sono state pensate, progettate e costruite per compiere queste stragi è stato fatto in una singola regione, in Veneto. Cos'ha il Veneto di così terribile? Da dove nascono queste persone? Perché se è vero che nessuno nasce artificiere, per fare delle bombe con microinneschi ci vuole una grande esperienza, ma soprattutto una grande formazione. Chi ha formato queste persone? Se noi andiamo a vedere la storia di quel piccolo quadrante del nostro paese che è il nord-est, vedremo che qui è stata posizionata la più grande e segreta organizzazione militare sconosciuta alla Repubblica, Gladio. Se voi andate nella Basilica di San Marco, vedrete dei bellissimi mosaici, ma se vi avvicinate troppo a un mosaico, vedrete solo una singola tessera smaltata. Il 31 maggio del 1972 avvenne la strage di Peteano, morirono tre carabinieri. La strage di Peteano può essere vista come il sistema per scardinare la prima parte della patina che copre il mosaico. La strage di Peteano è stata un'inchiesta che ha avuto depistaggi con nomi e cognomi. Siamo andati a ricostruire questa inchiesta per poter capire se esiste un metodo, il metodo Peteano, che ha permeato tutti i depistaggi delle altre stragi. Secondo la storia ufficiale, una bomba era nata nel 1994, quello sarebbe il suo esordio, con le sue famose bombe tubo. Ma la prima bomba tubo a nord-est compare nel 1974, 20 anni prima. E altre bombe dello stesso tipo, sempre con microinneschi o con tubo, sono scoppiati lungo le nostre vie e le nostre piazze ben prima del 1994. In Italia esistono 22.000 faldoni di inchieste giudiziarie. È impossibile avere una verità complessiva guardando il singolo faldone. Abbiamo perciò voluto collegare i vari atti, le varie inchieste, in un'inchiesta più grande che arrivasse a far vedere il disegno complessivo del mosaico. Perché ci siamo resi conto anche che la via delle armi in realtà non si è mai fermata. Da Gladio alla strategia della tensione fino a una bomber e fino agli ultimissimi atti di terrorismo. C'è un filo conduttore che noi abbiamo cercato di far vedere al lettore.